Quest'anno il nostro Secret Garden viene proposto nella magnifica piazza del Tribunale. Devo dire che è una serata particolare, magica. La nostra parte più bella forse è allestita con delle bellezze impressionanti. È veramente una serata magica. Un ringraziamento straordinario a Stefano Cresti, l'assessore al turismo, perché ne è l'ideatore, e a Enrica Cassioli, la responsabile dell'ufficio turismo, per lo straordinario lavoro, e tutti quanti i dipendenti del comune che lavorano per ogni di giovedì. La nostra rassegna continua, il prossimo di giovedì sarà la serata del jazz, e davvero Lucignano è magia e Lucignano è uno scrigno, e quindi benvenuti tutti quanti a Lucignano. Questo è una parte della nostra forza, che è quello di coinvolgere tutti. Tutti devono essere attivi e partecipi a queste serate dei di giovedì nelle diverse forme. Quindi ringrazio tutte le attività e le associazioni che partecipano a questo evento, ma questa sera è una serata particolare, perché è da molto tempo che ci tenevo che fosse fatto qui il Secret Garden, in questa specifica location, che è una meravigliosa perché ci lascia a bocca aperta. Ringrazio tutti coloro che collaborano a questo evento. È una serata speciale per un borgo che accoglie. Dobbiamo accogliere sia chi vive nel nostro luogo e vicino a noi, ma soprattutto i tanti turisti che partecipano e vengono a queste serate. Porteranno a casa un pezzo d'Italia autentica, vera, in uno dei borghi più belli d'Italia. Fantastico, come un evento a New York, veramente bel fatto, è molto bello così in un centro di un villaggio storico. Parto domani ma ritorniamo fino a agosto, sì, tutti i giovedì, perché mi piace molto questa idea di avere una festa in villaggio.